ringraziarsi della sua davvero mai inarrestabile curiosità che lo ha portato a fare sia da magistrato che da parlamentare iniziative sempre rivolte davvero al raggiungimento della verità più trasparente da consegnare a tutte le valutazioni dei cittadini. E mi piace anche cogliere lo spunto su la segretezza dei cognati che secondo lui è stata mantenuta inopportunamente, che invece proprio ieri una importante cerimonia fatta alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, proprio la CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, c'è stata un'iniziativa anche questa che oggi diamo per scontata, ma che non è per nulla scontata, se non altro ieri, il segretario che appartenevano al fascicolo Giovanni Falcone, che hanno consentito di trovare delle risposte ad alcune ad alcuni passaggi della vita di Giovanni Falcone che non avevano trovato invece una compiuta risposta se non in termini di analisi né in termini di valutazioni dei critici del momento. E io quindi darei la parola al amico Renato Balduzzi per un suo contributo sull'importanza della giornata di ieri, su quello che come membro del Consiglio Superiore della Magistratura oggi ritiene di poterci dare questa giornata in memoria appunto di giorno. Io vi ringrazio Stefano Barroso per l'invito che ci dà la possibilità di ritornare in questi ufficiali, ecco, palazzo in questa legislatura dove sono stato con funzioni diverse. E per la verità Stefano non è che io ne sia andato, siete voi che mi avete ecco, incoraggiato ad andare al Consiglio Superiore della Magistratura, certo che l'ho scelto volontariamente di accettare, però ecco anche la fiducia che avete dimostrato che era dentro la scelta. E hai detto bene, cioè ieri è stato un momento importante, il CSM è sempre importante quando viene il capo dello Stato, ma ieri con una ancora più forte connotazione. Perché? Perché l'aver messo a disposizione di e in questi tutti ci sono anche naturalmente i consiglieri del CSM, tutte le carte che riguardano i rapporti tra Giovanni Falcone e il Consiglio Superiore della Magistratura, beh, io credo che abbia indotto tutti a una sorta di esame di coscienza. In particolare io mi sono chiesto come Falcone abbia percepito il CSM. Non c'è molto su questo, nel senso che credo di aver letto se non tutto, quasi tutto quello che riguarda dichiarazioni, libri, ma sul CSM Giovanni Falcone fu sempre piuttosto diciamo riservato, forse anche perché negli ultimi anni un po' diciamo risentito quella disponibilità data e non colta dai colleghi, e, tra l'altro con intrecci dentro l'Associazione Nazionale Magistrati che poi portarono ad alcune decisioni in un senso o nell'altro, no? Quindi c'erano ragioni anche che spiegano questa riservatezza, ma in particolare se uno come Falcone abbia percepito il CSM come un organo che è istituzionalmente posto a assicurare la serenità e l'indipendenza della magistratura nel suo complesso e dei singoli magistrati, se necessario anche avviando procedimenti nei confronti di quelli fra i magistrati che non stiano dentro il modello di indipendenza e di imparzialità, oppure se lo abbia percepito come una struttura, un organo da cui in qualche misura guardarsi. Ecco, da cui stare lontano. E i quattro episodi chiave che sottolineano i rapporti tra Falcone e il CSM consentono di vedere come sia difficile dare una risposta precisa. E però come le ombre forse prevalgano sulle luci. Il primo episodio è quello notissimo, no? La nomina del consigliere capo dell'ufficio istruttore
ricostruzione, Neri, Falcone. Di per sé la cosa aveva un interesse più simbolico che reale, perché eravamo nel periodo in cui si stava scaldando i motori per la riforma, cioè per l'attuazione della riforma del codice processuale penale, in cui l'istruzione in qualche modo avrebbe perduto rilevanza. Però era molto importante, era simbolico, no? Perché da una parte c'era uno come Falcone che aveva dimostrato la natura di Cosa Nostra come fenomeno unitario e coordinato e dunque la necessità di rispondere in modo unitario e coordinato, e dall'altra parte c'era un nobilissimo magistrato che aveva un'impostazione completamente differente. Quindi la scelta non era una scelta così, era simbolica ma piena di conseguenze poi su quello che sarebbe stato il successivo svolgersi degli avvenimenti, e sappiamo come andò. Un secondo momento era quando Falcone passò una giornata intera quasi al CSM, tra virgolette, interrogato sulla vicenda delle carte rimaste nel cassetto a seguito di un esposto di alcuni personaggi diciamo rilevanti siciliani. Certo, andarlo a rileggere è interessantissimo, lo consiglio in rete, ecco, quindi ormai è disponibile facilmente a tutti. Come fa anche una lezione su che cos'è o che cosa non deve essere il pubblico ministero, ecco. Però indubbiamente io l'anno scorso ho presieduto la prima commissione, che era la commissione che interrogava Falcone. Insomma, quei toni, quella pressione, noi l'abbiamo esercitata nei confronti di magistrati, come dire, problematici, ecco, l'idea che si assimilasse, no? Sia stato assimilato Giovanni Falcone ai casi di magistrati problematici è qualcosa che, signore mio, ecco, perché il passato può ripetersi, ecco, non è che la storia è maestra di vita, ma no, magari non sempre, ecco. E dunque questo è un altro profilo certamente importante. Il terzo punto è quando Falcone chiese di essere autorizzato ad andare fuori ruolo per ricoprire l'incarico di direttore generale degli affari penali del Ministero della Giustizia, allora grazie giustizia. E questa è forse la parte più positiva, no? Perché lì c'erano dei problemi tecnici, perché allora per poter andare fuori ruolo in quella posizione bisognava essere magistrato di Cassazione con funzioni che Falcone non le aveva, insomma erano problemi veri, in qualche misura superabili, ma veri, e sono superati anche in modo abbastanza elegante. Anche qui però c'è un aspetto, furono superati come? Alla fine ci fu espletato un concorso virtuale, gli addetti ai lavori sanno di che cosa si tratta, chi non è addetto ai lavori non io non ho tempo di spiegarlo, e alla fine a Falcone furono appunto date le funzioni di magistrato di Cassazione e contemporaneamente autorizzato al collocamento fuori ruolo. La motivazione in considerazione dell'impegno particolare dimostrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria. A me personalmente va bene questa sobrietà, la vorrei sempre nei rapporti dei capi degli uffici, nei pareri dei consigli giudiziari, cioè vorrei sempre una sobrietà di questo genere, perché se tu usi degli aggettivi esageratamente enfatici poi non riesci più a capire di che cosa stiamo parlando. Quindi a me piace questo stile sobrio, però signore e signori, stiamo parlando di Giovanni Falcone, in considerazione dell'impegno particolare dimostrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria. Ma un giudizio di questo genere, come dire, credo che ce l'abbiano, se non tutti, non la tema, quasi tutti i magistrati in qualche passaggio della loro attività. Quindi, ecco, questa sobrietà mi ha colpito. Che sia stata in un passaggio positivo, perché il Consiglio Superiore in quell'occasione
insomma, riuscì a darsi una, un esito buono, positivo, riconoscendo, però ecco, con una qualche forma di cautela, ecco, che io che personalmente gradisco, però ecco, mi sembra che non sia mai poche volte esercitata. L'ultimo profilo problematico, la proposta di nomina al procuratore nazionale antimafia. Perché? Perché nella vicenda, non sappiamo come sarebbe andata a finire, perché abbiamo solo la proposta della Commissione, no? E poi Falcone appunto saltò in aria tra i due delle femmine e lo strada per Capaci. Però nel verbale della Commissione, insomma, questo sospetto, no? Che l'andare a Roma, il venire a Roma, costituisse un appannamento dell'indipendenza di Falcone, si respira, no? Ecco, allora, un organo da cui guardarsi o un organo che invece proprio va valorizzato perché garantisce l'autonomia e l'indipendenza? Lascio la domanda aperta ed ecco l'ultimo pezzo del mio intervento ad alcune applicazioni del cosiddetto metodo Falcone. Ma si parla del metodo Falcone. Io credo che il metodo Falcone possa essere qualcosa di utile non soltanto a chi appartiene all'ordine giudiziario, in particolare alla magistratura requirente, ma possa essere utile forse anche a noi per capire quali valutazioni dare. In un primo punto, sono quattro punti, ma vado veloce. Un primo punto, la criminalità organizzata, proprio perché è organizzata, secondo Falcone, è unitaria e coordinata. Unitaria e coordinata e non è una monade, invece ha tante porte e tante finestre, ce lo ricordava soprattutto Carlo Palermo, ma in fondo anche Scaroni e Cosimato hanno detto la stessa cosa, cioè tante porte, tante finestre vuol dire che ha tanti collegamenti problematici che vanno investigati. E qui il libro di Carlo Sazzani è sicuramente un libro molto utile. Penso a un aspetto che mi ha colpito molto, perché per varie ragioni riflettevo tra me e me su questo tipo di collegamento discorsi, e cioè lo squarcio che Sazzana fa non su Palermo ma su Trapani e sul collegamento mafia-massoneria, no? E anche sulla circostanza che sembra l'eterno ritorno dell'identico, no? Perché anche notizie più recenti ci dicono che come si chiamava il circolo Scontrino, ecco, proprio. Quindi la vigilanza deve essere sempre elevatissima. Un secondo aspetto, diciamo, di applicazione del cosiddetto metodo Falcone è che le istituzioni, ecco, noi dovremmo fare tutti quelli che hanno tempo per tempo, più o meno occasionalmente, ma hanno funzioni nelle istituzioni, dovrebbero fare in modo che esse non vengano mai percepite come distratte e meno che mai come assenti, ecco, rispetto a queste cose. La vicenda di Falcone è un esempio non unico, ecco, di questo tipo di percezione, e quindi credo che chiunque abbia una funzione alle istituzioni di questo se ne deve fare carico, e dunque è anche un modo per stare Stefano il mio apprezzamento per questo tipo di impegno che tu porti avanti, che è un impegno in più rispetto alle funzioni parlamentari, in particolare quelle di questore che ti sono state affidate. Il terzo punto è più delicato: attenzione alla disinformazione e alla cattiva informazione. Nelle vicende che hanno riguardato Falcone Borsellino ce n'è di informazione e di cattiva informazione.
come si reagisce? Beh, il metodo Falcone ci dice senza teoremi astratti, ma anche senza lasciar cadere nulla. E sotto questo aspetto, anche sotto questo aspetto, il punto di Carlo Sanzana è importante. Perché vedete, noi abbiamo la verità giudiziaria, opportunamente Scaroli l'ha ricordata, no? Noi abbiamo su questa vicenda una verità giudiziaria forte, non da poco, consolidata, come abbiamo una verità giudiziaria nella vicenda difficile e tortuosa del maxi processo, no? Primo grado, un'attenuazione in appello, l'ansia per capire che cosa sarebbe successo in Cassazione, anche lì c'è la verità giudiziaria. No, la verità giudiziaria va rispettata sempre e affiancata, ecco, ad altre domande, non va negata, va integrata, affiancata ad altre domande. E io mi sono letto in questi giorni in incrocio il libro di Carlo Sanzana e quello di Giovanni Bianconi sul, no, sempre sulle stesse vicende, l'assedio, in questo caso scrive il titolo, e sono le due prospettive, perché il libro di Bianconi permette di recuperare il meglio di tutta la vicenda che poi è sfociata nella verità giudiziaria. Il libro di Carlo Sanzana ci apre con delle domande in più. L'ultimo punto, ecco, questo è un punto che tocca di più probabilmente chi in questo momento si trova a operare al CSM, perché lo vede come un rischio proprio immanente in quel palazzo, e cioè mai conforto dei piani. Nelle difficili decisioni che la consigliatura di Arona, che io rispetto perché è difficile, no? 25 anni dopo, no? Attenzione, cioè era consigliatura con persone di grandissimo spessore, ecco, non è, in quelle difficili discussioni, quale fu il punto più delicato e che mi ha creato il maggior problema, come dicevo all'inizio, in questo esame di coscienza? La sovrapposizione di piani tra il giudizio di politica, il giudizio sulla politica giudiziaria e sulle posizioni rispetto a questo o a quella tendenza che si intravedeva, e dall'altra parte l'intreccio con le opzioni culturali sulla giurisdizione. Questo tra l'altro è qualche cosa che colpisce, perché riguardava sia membri togati sia membri non togati. Dunque confondere Falcone è andato da Martelli è socialista, ma i socialisti vogliono cambiare la Costituzione sulla giustizia, dunque anche se Falcone è stato il fondatore della mia associazione, io devo andare, questo significa sovrapporre in modo indebito valutazioni del tutto differenti, e che poi dovrebbero essere sempre, e finisco con questo, sempre assoggettate al rasoio della verità. Attenzione, perché questo ci riguarda, in questi giorni stanno uscendo una serie, e qui torniamo sulla questione della disinformazione, per cui se uno non fa attenzione, di Falcone diventa un sostenitore della separazione delle carriere e della dipendenza del PM dal potere esecutivo. Falcone si limitò sempre a dire che andava specializzato, e aggiungeva l'ufficio del PM non può essere organizzato come l'ufficio giudicante perché lì ci vuole una gerarchia. Aveva ragione, non aveva ragione, non lo so, ma questa è la posizione di Falcone, non l'astrovolgimento del sistema costituzionale. Andate a vedere che cosa si sta raccontando in questi giorni e vedete che invece ancora una volta c'è veramente da fare molta attenzione a quello che si legge e a quello che si ascolta. Grazie a voi.